Il parto è il momento più atteso, ma anche quello più temuto dalle future mamme. Quel momento in cui quel bambino immaginario, che per 9 mesi è stato idealizzato dai propri genitori, prende finalmente forma, acquista un volto e un nome, diventando finalmente carne e ossa. Si tratta di un'esperienza unica e straordinaria, che cambia la vita, ma che mette anche a dura prova la resistenza fisica ed emotiva della madre. Conoscere cosa succede al tuo corpo alla fine della gravidanza e la sequenza degli eventi che caratterizzano il parto potrà aiutarti. Con il termine parto naturale o spontaneo si intende quel tipo di parto vaginale, fisiologico e spontaneo che una donna sceglie consapevolmente di sperimentare. La madre ha il pieno controllo del suo corpo, ma è comunque supportata e monitorata da uno staff medico. Fase prodromica. Il periodo prodromico è quella fase di preparazione che segna il passaggio dalla gravidanza al travaglio vero e proprio. È caratterizzata da contrazioni dell'utero inizialmente brevi e irregolari, con una variabilità nell'intensità, nella frequenza e nella durata. Queste contrazioni hanno il compito di provocare le prime trasformazioni del collo dell'utero e di prepararlo alla fase successiva. Con il passare delle ore tendono però a regolarizzarsi e a spingere la donna a recarsi in ospedale. I tessuti della mamma si preparano al passaggio e all'uscita del bambino. Si può verificare l'espulsione del tappo mucoso, ossia di quello strato spesso di muco che chiude la cervice, per proteggere la cavità uterina dall'ingresso di batteri o sostanze dannose. In seguito all'espulsione del tappo mucoso si possono notare delle striature rosa o rossastre, ossia delle piccole tracce di sangue dovute alla rottura dei capillari per l'inizio della dilatazione dell'utero. Un altro evento che potrebbe verificarsi è la rottura spontanea delle membrane, conosciuta anche come rottura delle acque. Avviene la rottura del sacco amniotico, che come un palloncino contiene il liquido amniotico in cui è immerso il feto. Si tratta di un liquido inodore, trasparente e caldo che circonda il bambino durante i 9 mesi di gravidanza. È ricco di proteine, nutrienti, ormoni e anticorpi. Ha il compito di proteggerlo da traumi e infezioni, oltre che a tenerlo al caldo e a consentirgli di allenare l'apparato respiratorio e digerente. La fase prodromica non ha una durata precisa, così come il tempo che intercorre dalla rottura delle acque al parto. È sicuramente però il sintomo inequivocabile che il parto è vicino. Fase dilatante. È l'inizio del travaglio vero e proprio ed è il momento in cui in genere si va all'ospedale. Il collo dell'utero ha raggiunto una dilatazione di circa 3 cm. Nella fase dilatante le contrazioni diventano sempre più intense, più regolari e ravvicinate nel tempo. Si verifica una contrazione ogni 2 minuti, della durata di circa 40-60 secondi. Provocano l'apertura, ossia la dilatazione e l'ammorbidimento della cervice, in modo da consentire al bambino di spostarsi nel canale del parto. I muscoli dell'utero si contraggono dall'alto verso il basso, spingendo sempre di più la testa del bambino contro la cervice. Le donne hanno in genere i bacini più larghi e piatti rispetto agli uomini e una cavità pelvica più ampia per consentire il passaggio del bambino. Vengono stimolate le contrazioni grazie al rilascio dell'ossitocina, un ormone prodotto dai nuclei ipotalamici e secreto dalla neuroipofisi. Gli estrogeni inducono un aumento dei recettori dell'ossitocina a livello uterino e l'organo diventa così più sensibile agli effetti dell'ormone. L'ossitocina stimola i recettori posti nell'utero, segnalando alle cellule uterine che è l'ora di svegliarsi ed iniziare a contrarsi. Fase espulsiva. Si tratta della fase finale e comincia quando il collo uterino raggiunge i 9-10 cm. I legamenti del bacino si allungano e il bambino scenderà nella vagina, ossia nel canale del parto, fino a quando non sarà visibile la parte superiore della sua testa.
la donna avvertirà così la sensazione di dover accompagnare le contrazioni con delle spinte. Il bambino potrebbe anche trovarsi in una posizione posteriore o podalica. Il team medico, tramite alcune specifiche manovre, tenterà di correggere la posizione del bambino, cercando di favorire il capovolgimento spontaneo prima del parto. Nel caso in cui questi interventi non risultassero efficaci, si deve ricorrere al parto cesareo per facilitare la nascita del bambino e prevenire complicanze. Nel parto naturale in posizione cefalica, la posizione perfetta per nascere, il bambino flette sempre di più la testa, con il mento verso il torace, in modo da ridurre al minimo le sue dimensioni. Inoltre, compie delle parziali rotazioni per adattarsi al diametro del bacino della madre. Una volta uscita la testa, grazie alle spinte della madre, compie un'ultima rotazione di circa 45 gradi per liberare le spalle e sgusciare fuori, venendo finalmente alla luce. Potrai vedere finalmente il bambino, accarezzarlo e appoggiarlo sul petto, stabilendo così il primo contatto fisico. Si tratta di un momento fondamentale che favorisce l'allattamento al seno e apporta numerosi vantaggi sulla salute fisica ed emotiva del bambino e della madre stessa. Fase del secondamento. Il secondamento è l'ultima fase del parto e consiste nell'espulsione della placenta e di tutti gli annessi fetali e in genere avviene spontaneamente circa 15-30 minuti dopo la nascita del bambino. L'utero continuerà a contrarsi, anche se meno intensamente di prima, in modo da far scivolare via tutti i residui, che altrimenti potrebbero dare origine a infezioni. Se questo non dovesse avvenire in modo naturale, viene somministrata una piccola dose di ossitocina per favorire le contrazioni. Se nemmeno questo intervento è risolutivo, bisognerà procedere al secondamento manuale, che consiste nell'applicare una leggera pressione sulla pancia della donna, in modo da favorire la fuoriuscita della placenta. Il clampaggio del cordone ombelicale consiste nella legatura del cordone stesso con una pinza, in modo da interrompere il flusso di sangue dalla placenta. Il clampaggio e il successivo taglio avvengono in genere dopo 2-3 minuti dopo la nascita. Si attendono questi minuti preziosi in modo da far arrivare una quantità extra di sangue che garantisce al neonato un maggior apporto di ferro e gli consente un adattamento ottimale alla vita extrauterina. Il parto segna così l'inizio di un legame per la vita.